dare il giusto tributo a tutti questi ragazzi dell'azienda che hanno lavorato con noi, insieme a noi, ci hanno aiutato a far sì che questo progetto diventasse realtà. Siamo partiti qualche anno fa e un passo alla volta siamo arrivati a questo traguardo importantissimo, e quindi era giusto festeggiare tutti insieme con loro. Una fantastica giornata, una giornata che meritano tutti, sai, i ragazzi qui in Ferrari. Alla fine è stata un'impresa particolare, no? Già tornare a Le Mans dopo 50 anni lo era, ma poi portare la Ferrari al top, nel gradino più alto di Le Mans, è stata qualcosa che tutti noi dobbiamo essere super orgogliosi. Abbiamo fatto una 24 ore lunga con condizioni molto difficili, dove non abbiamo sbagliato niente, dai miei compagni di squadra, i meccanici con i stop, gli ingegneri, strategia, è stata perfetta, e il risultato, quando si lavora in questo modo, arrivano, e quindi dobbiamo essere tutti contentissimi. Un mix di emozioni uniche e indescrivibili, secondo me. Un grande lavoro di squadra, davvero un grande lavoro di squadra, fatto di impegno, sacrificio, dedizione, determinazione da parte di tutti i componenti della squadra. Trovare gli aggettivi difficili, sicuramente grandioso, straordinario, tanta passione, e come diceva Enzo Ferrari, la passione si può solo vivere, si fa fatica a descriverla. Questa sia una vittoria di squadra, tutti abbiamo lavorato per questo, dopo ovviamente c'è solo una macchina che vince, però sicuramente questo risultato è frutto di un lavoro fatto tutti insieme, e credo che l'abbiamo dimostrato anche durante l'anno. Il programma dell'Hypercar, che credo che ormai sia passato più di un anno e mezzo, quindi lì quando abbiamo saputo la notizia, diciamo, e credo che far parte di questo programma è qualcosa di veramente unico, speciale, soprattutto perché è il ritorno di Ferrari in un progetto così importante. Qualche anno fa, e anche quando abbiamo iniziato a fare le primi test al simulatore, ma non si sapeva se il programma sarebbe andato avanti, io non sapevo, secondo me era un 50-50, non mi aspettavo che Ferrari volesse tornare nella top class, e quando ho saputo realmente che saremmo tornati, e non ti nego che era il giorno del mio compleanno, me l'hanno detto, è stata veramente, penso, il regalo di compleanno più bello che potessero fare.
non ho realizzato tantissimo, ovviamente avevo già visto nel paddock di Formula 1 quanto hanno sentito questa gara, però vedere adesso tutto l'affetto di tutta l'azienda, di tutti i ragazzi qui in Ferrari, è stato bellissimo, è una di quelle giornate che appunto non vuoi mai che finisca, quindi contentissimo di essere qui. Ancora una volta cito Enzo Ferrari che aveva detto che le macchine da corsa non sono né belle né brutte, ma diventano belle quanto vincono. In questo caso, grazie a Flavio e a tutto il suo team, la 499P è stata bella da subito e fortunatamente anche vincente alla fine.